Buongiorno, vi sto facendo questo video vlog con il nuovo iPhone. Allora, in realtà questo video vlog inizia tardissimo oggi. Perché inizia tardissimo? Perché stamani ho dovuto fare un sacco di telefonate, perché col fatto che sto traslocando devo capire un attimino che fare con la linea di internet, perché non avendo un'altra casa al momento su cui trasferirla, devo un attimo capire come poter fare. Poi ho avuto un altro problema con la 3, nel senso che no, il problema non è stato della 3, è stato il mio, ho perso la SIM, però quel contratto tanto lo volevo rescindere da un po', quindi ho dovuto un attimo capire. Cioè, stamattina è stata una mattinata di commissioni, scusate, cioè, ma che facciamo stamani? Mamma mia, stamani ho già finito. E quindi niente, adesso sto andando a casa dei miei, perché alle 3 in mezzo, anzi, devo anche fare una telefonata. E alle 3 e mezzo ho preso appuntamento al negozio di animali per far fare l'autoletta a Harley. Quindi io tutto ciò dovevo pure mangiare, perché ho fatto anche un po' di commissioni, quindi non ho avuto proprio il tempo fisico di mangiare. Sono le 2 e mezza, quarto alle 3 circa. E quindi niente, vabbè, parte solo, devo portare Harley a fare l'autoletta, poi devo andare a fare le fisioterapie in piscina alle terme, faccio fisioterapia in acqua per la mia malattia in realtà, quindi per un po' per tutto. La borsa fortunatamente l'ho già preparata stamani, l'ho già caricata e niente, io ho queste labbra così completamente secche, non so più che cosa metterci, continuo a metterci burro, cacao proprio oltranza e non mi fa niente. Ora c'è una vecchia crema che mi aveva dato il mio dermatologo, che non mi ricordo più qual è, quindi se la ritrovo ce la metto. E niente, a parte ciò, tutto qua, così inizia la mia giornata. Oh, stamattina veramente, cioè iniziare la giornata e fare tutte queste commissioni, aiuto, aiuto. Poi volevo sentire un attimino. Devo fare anche un'altra telefonata, volevo sentire un attimino come procede la situazione. La mia patata. Bimba. La mia bimba. Eccola qua. Che c'è una mosca dentro, si è andata. Non gli ho messo la cintura perché con la borsa almeno riesco a lasciarla ferma. Allora, eccoci qua. Certo che se la scheda non la infilo non partiremo mai. Allora, la mia bimba l'ho caricata piccina nella sua borsina molto, molto trendy, molto figa. Questa è una borsina, lei veramente non mi piace, sta in questa borsina, è quella con cui
a lei gli piace che musino fuori. Comunque adesso porto lei, no, devo prima firmare a ritirare, che c'ho da pagare un po' di cose, lei e la fisioterapia, e quindi devo ritirare, e poi appunto porto lei e poi scappo, perché oggi c'ho proprio, non ti contare, perché un quarto sono le 3:20, un quarto alle 4 lascio lei, alle 4 devo essere in terapia, quindi proprio, no, di corsa qualcosa di più. Qui se non tagliano ste frange dell'erba non c'è niente. Qui sono strai iper mega di corsa. Poi finalmente spero che dopo la terapia riuscirò a lavarmi questi benedettissimi capelli. Ma in realtà li lavo, è solo che no, con questo tempo fanno schifo perché sono crespi e quindi mi viene da legarli e quindi continuano a fare schifo, capito? Vabbè, tutte le donne mi capiranno che hanno capelli lunghi e soprattutto ricci. Avrei voluto tantissimo avere i capelli lisci. È vero che il capello riccio è tutt'altra storia, nel senso che è molto più bello, perché sì, cioè nel senso il capello riccio lungo fa un altro effetto, soprattutto per chi ha un viso con dei lineamenti un po' particolari come il mio. Il capello riccio, diciamo, una bella cornice, il capello liscio tende molto a neutralizzare, capito? Però è tanto comodo, ragazzi, è tanto comodo. Io ho provato a fare capelli lisci Natale a Santo Stefano, anzi dal pranzo di Natale alla sera, perché manco a Santo Stefano, e quindi niente, da parte mi sarebbe tanto piaciuto averli lisci per la comodità di averli lisci, dall'altra cioè li hanno troppo i ricci, quindi me li tengo. Tra l'altro ecco che devo fare, perché volevo la parrucchiera, ecco che devo fare, dogliare la parrucchiera per andarmi a fare i capelli. Giusto, quindi vado. Ora appena mi prende la chiave, tanto in macchina il mio voce si rifà tutto il resto, quindi le mani non le devo muovere. E niente, dai, ci vediamo dopo. Ora scusate, ma oggi credo sia un po' completamente in macchina, ho tutta questa sensazione. Allora, ho ritirato e niente, le cose, io sono già qua quasi al negozio di animali, solo che l'avevo chiamata, la ragazza mi deve fare la toletta, perché gli devo portarle prima delle 4, perché loro aprono alle 4, quindi ho detto guarda io arrivo alle 4, mi impegno, te la porto un pochino prima, ora sono alle 3:30, io sono in anticipo, glielo devo portare un quarto alle 4, però le ho detto guarda chiamami e ricordamelo, io l'ho chiamata 8 volte ma non mi risponde, oh. Ora io sono in stra-anticipo perché sono in anticipo sull'anticipo, nel senso che appunto gliela dovevo portare. Infatti scusa, ora un attimo che l'ho chiuso, infatti. Gliela dovevo portare un quarto alle 4, sono le 3:30. Ora che fa che anciano non lo so, però vediamo un attimo. E niente. No, glielo volevo portare in realtà un po' prima, la volevo chiamare prima di quello che avevamo fissato, perché col fatto che ho la piscina, capito? Io il costume sotto me lo sono già messo ora a casa, però comunque mi devo spogliare, mi devo mettere l'accappatoio, le ciabatte, alle 4 essere in acqua, quindi ho paura di entrare, andare là, è vero, ci vogliono 10 minuti, però troppo, vabbè, quindi niente, io non mi rispondo, ora alle 4 spero aprano puntuali il negozio e gliela lascio, ora nel caso aspetto un quarto d'ora e poi passo, ci ripasso, quindi sta per tutto prima. Ah, oh, mannaggia, che poi mi ha lasciato un numero di casa che non squilla nemmeno, cioè non esiste, e quindi boh, non so se l'ho lasciato, cioè lei me l'ha scritto, non so se l'ho trascritto male io, ma vabbè, dai, ora vedo un attimo che fa un quarto d'ora a chiaccia. Il nulla praticamente, a chiaccia non puoi fare un quarto d'ora niente, perché non c'è niente da fare in questo posto. Va bene, dai, ci aggiorniamo più tardi, vi dico come proseguono le mie sventure. Tanto io non si può vedere che fine ho fatto nel mondo, quindi vediamo un attimo, perché l'ho lasciata a casa e sono scappata, che avevo da fare. E quindi spero che almeno lui abbia mangiato. Ecco, potrei andare a mangiare.
Allora, io so già che belle incazzata oggi perché sono le 15.51, io la devo portare appunto l'appuntamento preso alle 15.45, quindi è già in stra iper ritardo, non risponde al telefono e fa tardi anche a me perché io dovevo essere praticamente ora negli spogliatoi. Tra l'altro, se lei non viene, mi tocca portarle dietro con me piccinina per un'ora e mezzo. A me queste cose mi fanno imbestialire, mi fanno imbestialire. Ma la serietà del lavoro dov'è? La serietà di... Cioè, io capisco tutto. Ma se c'è un appuntamento, cazzo, mettiti una cazzo di sveglia. Ma poi gliel'ho pure detto che c'avevo il tempo, cioè, che c'avevo i minuti incastrati. Cioè, non è che uno può fare le cose solo quando c'ha la giornata libera e non c'ha niente da fa. Cioè, oggi venivo qua per portargli lei, perché sono qui vicino, le terme sono qui vicino, almeno facevo una cosa tutt'uno così, mentre io facevo le terapie e lei mi faceva Harley e la veniva a riprendere. No, ma perché uno si deve incazzare così, così, per niente, perché basterebbe che la gente fosse seria nel proprio lavoro. No, quindi niente, io ora aspetterò le 4 e farò tardi io, però non è che mi posso portarle un'ora e mezzo, che poi dove la lascio? Dentro le terme non la posso lasciare, che fa? La lascio in macchina un'ora e mezzo? Vabbè che non fa freddo, sono 14 gradi, però cavolo, cioè nel senso, un'ora e mezzo, un'ora poi la terapia, però. Allora, sono le 15.58. Andiamo a vedere se ha aperto, perché ragazzi io più di così non posso fare, perché veramente faccio troppo tardi poi. Anzi, 15.59, attenzione, quindi mi auguro che abbia aperto, anche se a questo punto inizio ad avere un po', mamma mia, questa strada, un po' di dubbi. Vediamo un attimo. Mi pare di no. Ora ci passo un attimo davanti, ve lo dico. Sì, buoni tutti, ha aperto. Buoni tutti, ha aperto. Scappo velocissimo che gli lascio Harley. Ok, Harley l'ho lasciata, anche se io sono già in ritardo perché sono le 4:02 e devo messo, guarda, vi giuro ragazzi, io tutte le cose di corsa non riesco a farle, cioè io sono partita in stra-anticipo e tanto finisce che devo fare tutto di corsa perché la gente non sa campa. No raga, veramente vado, ma io non posso restare in questo modo. Dai, se passa questo altro giro forse. Ah, vabbè, ma pure questo. Oh, cioè, sono già le 16.03. Io devo essere in acqua a quest'ora. In acqua, veramente, boh, basta, dai, chiudo perché qua. Cioè, non riesco a concepire la gente. Ma io, il bello è che io ti pago per fare le cose, cioè non è che le fai a favore, quindi sai, dici, vabbè, ma questa dove la gente con ciò si, vabbè, non è che dici, sai, me le fai a favore, ma io la pago la gente per fare queste cose, perché è giusto che la paghi, no? La gente, cioè, mi fa.
fai un servizio io ti pago, però se io ti pago, mi fai un servizio e ti dico che ho un orario e te mi dici va bene, al momento che io prendo un appuntamento deve essere quello, io non posso aspettare il mondo. Che poi tra l'altro fa tardi a una cosa che uno mi fa bene per la salute, quindi direi che due pago pure. Quindi cioè, capito? C'è qualcosa che non va in questa logica di come funziona il mondo ultimamente. Comunque, dai, basta. Finita Harley, fortunatamente l'ho lasciata e vado, scappo, cioè corro proprio per motivi di insomma, vado. Sono arrivata a 16:10, ce l'ho fatta, ora però scappo di corsa perché sono in ritardissimo. Allora, i nostri eroi ce l'hanno fatta, ho pagato tutto, mi ha fatto la tesserina, quindi ora andiamo a recuperare il mostriciattolo. Aiuto. Allora divino, ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro prima, mentre aspettavo, ora lo so sarà tutto buio, mentre aspettavo che aprisse il negozio, mi sono svegliata un attimo e ho telefonato sia all'autolavaggio, ho preso l'appuntamento per lavare questa macchina che è in condizioni pietose, grazie fratello, e poi ho telefonato anche alla, ora io volevo trovare una cosa, alla parrucchiera, ho preso appuntamento per entrambi la settimana prossima, martedì la macchina e giovedì dopo le terapie, perché giovedì avrò le terapie, e giovedì dopo le terapie appunto il parrucchiere. Aspettate, che giovedì prossimo tra l'altro il 5 è anche il compleanno del mio baby. Questa è la famosa crema che ho ritrovato, vedrete mai, che mi aveva dato il mio dermatologo. Quindi questa la possiamo lasciare qua. Se la metto qui così. Ok, dai, partiamo perché sono le 17:20 e sono in ritardo. No, non sono in ritardo perché tanto, cioè, Harley è lì, non è che scappa, cioè nel senso. Quindi gliel'avevo detto che verso le 5:15, insomma così. Tra l'altro i capelli me li sono asciugati alla bene e meglio, giusto per non prendere un colpo mentre uscivo. E ora me le dovrò lavare a casa, ma verrai, ora organizzo un attimo la situation. Devo chiamare anche sì. Ok, mostriciattola recuperata, mamma mia che faccia, io scusate, mi fa con questa faccia, lo so. Ma che devo fare? Guardate che sono qua piano un muretto, Ho parcheggiato in un parcheggio, ma è parecchio stretto. Niente, ok, ci siamo. E spengo la luce. Ho recuperato il mio mostriciattolo, bellina, ha detto fa, è stata tanto brava. Ma in realtà a Harley gli piace un sacco l'acqua, un sacco. E quindi niente, diciamo che cioè, poteva andare bene come poteva andare malissimo, è andata bene, ora la riporto a casa, l'amore mio. Poi domani sono a Terni a fare il trasloco, tra l'altro, quindi ora devo guardare un attimino un po' di cose per il trasloco, per gli orari d'ufficio, perché io sono in ZTL, quindi guardo un attimo gli orari degli uffici, devo chiamare per farmi fare il permesso, eccetera eccetera eccetera. Sono un po' stanca, devo essere sincera, oggi, e comunque devo correre a casa perché devo finire un sacco di cose al computer, telefonate, devo sistemare un po' di cose, e quindi sì, devo scapparissimissimissimissimi subito a casa. Devo finire queste cose, queste cacchio di...
questo so io pessima, che mi sono appena ricordata che io non ho mangiato niente, cioè io non ho fatto pranzo. Genio del male. Quindi ora vabbè, sono 10 alle 6, vedrò un attimino di rimediare, di fare almeno merenda. Carle l'ho rimessa in gabbia. Oh. E adesso intanto che sono qui mi faccio una bella doccia nella doccia dei miei, che è fantastica. Mi faccio una bella doccia, mi lavo questi capelli perché sarà anche l'ora di lavarli. Mamma mia, che faccio, sai che sono stanca, guardate le occhiaie. Vabbè, sono stati dei giorni che poi non vi ho raccontato, Massimo ha fatto un incidente, quindi è stato un giorno, delle giornate, lui sta bene fortunatamente, però sono state delle giornate dietro a Cidgar, attrezzi, organizza la macchina, quella che è da buttare praticamente, la, era in deposito anche attrezzi, portarla dal meccanico, cazzi, mazzi, cioè, E fortunatamente non era con l'Audi, perché se, cioè, erano, come dire, amari se rompeva l'Audi. E niente, dai, ora sto posto di qualcosa da mangiare. Qui è rovescia, che qua i danni che fa la nonna. Vabbè, dai, studio qualcosa da mangiare. Accesa la stufina, doccia, 3 secondi di relax, perché non ho molto tempo, devo fare anche di corsa, perché poi Simo stasera voglio andare a cena fuori. Oh, sono stanca. Oggi è una giornata di corsissima, proprio di corsissima, con tanto di incazzatura, lasciatemi il termine. Tralasciando il rumore di sottofondo e i miei capelli, la nonna mi ha fatto questa schiacciata con la mortadella. Oddio, almeno metto un po' di carboidrati e glucosio nel mio corpo, perché non mi ero resa conto di non aver mangiato da ieri sera, perché stamani non ho fatto nemmeno colazione. Cioè, io quando mi metto a fare cose a capo sono disastrosa. Eccola la sizzottina che mangia, con tutto questo pelo, non ti si vede manco l'occhio, guarda, con tutto questo pelo, eh? Con tutto questo pelo, ma si mette un fiocchino, si mette, vero musina, vero amore? Andiamo. Allora, ce l'ho fatta. Ho fatto la doccia, lavato i capelli, non l'ho messa in piega, infatti si vede. Mammina, perché fa queste cose? Non l'ho messa in piega, infatti si vede benissimo. Vabbè, non importa, tanto non andrò a casa, quindi da Simo. E niente. Ok, ce l'ho fatta, sono 20 alle 7, quindi ho fatto più o meno in orario, forse anche un pochino in anticipo. Allora, sono arrivata a casa da Simo e mi sto bevendo una tisana, mi sono fatta, e ora devo chiamare il ristorante per provare. Allora, stasera sushi. Sono le 19:22, quindi per le 9 andiamo a cena. Poi ho guardato come disdire il mio abbonamento della 3, perché ho perso la SIM. Però ora volevo chiamare il call center, perché magari non so se c'è una possibilità di duplicarla. Ora vediamo un attimo, perché non lo volevo disdire. Comunque, intanto chiamavo il ristorante. Sì, buonasera, vorrei prenotare un tavolo per cena per questa sera, per due. Per le 9:15. Lavinia. Perfetto, grazie mille, più tardi. Arrivederci. Perfetto, questa è fatta, ora sistemo tutto il resto mentre mi bevo la mia tisana calda, c'è anche il camino acceso dietro, quindi ci stiamo rilassando. E no, Simo si sta allenando in realtà, infatti se sentite la musica di sottofondo è Simo che si allena. Questi capelli non hanno un verso, ma che dobbiamo fare? Sono crespi, piccinini, vabbè, così sono. Allora, con la team ce l'ho fatta, nel senso che ho chiamato il
call center e mi sono fatta inviare per email il contratto. Ora mi ha detto ci vorranno 2 o 3 giorni, quindi aspettiamo un attimo, però mi ha detto mi dovrebbe arrivare per email, speriamo, perché non è che io poi sia così tanto fiduciosa, però ha detto 2 o 3 giorni per email. Con la 3 non c'è verso di parlare con un operatore, ma nemmeno morta, col fatto che ho perso la SIM, quindi ora ho inviato una richiesta per mail per sapere se riesco ad avere un doppione di questa SIM, perché non parlo più ragazzi, io devo prendere un caffè, sto veramente morendo, e ho un'offerta attiva in questo numero, quindi la vorrei mantenere. E niente, quindi così. Vediamo un attimo, poi vediamo un po'. Questo l'ho fatto, oggi appuntamento per lavaggio l'ho preso, quindi per ora dovremmo essere più o meno a posto. Allora, mi sono... Io guardo sempre lì, invece devo guardare qui. Va bene, niente, mi sono truccata, bugia, nel senso che mi sono solo disegnata le sopracciglia, riempita le sopracciglia e messa il mascara, nada, nient'altro. Qui ho acceso la mia fedelissima macchina del caffè, con questo maglione giallo, la macchina del caffè, che mi faccio un caffè perché sto dormendo in piedi, mi sono semplicemente piastrata... Non parlo oggi. E mi sono semplicemente piastrata un po' davanti, così tanto per dargli un verso, ma non ce l'hanno un verso questi capelli. Dai, li vado a fare la settimana prossima. E niente, quindi ora coffee. Eccoci qua, alla fine ho messo anche il rossetto, questo è Mama Notte di Clio, quello che ho preso l'altro giorno a Firenze, la settimana scorsa. Io vado matta per questi rossetti. Allora, non hanno una gran resistenza al cibo, però è vero anche che io non mi va spesso di starci attenta quando mangio, cioè quando so che ci sto attenta, ci sto attenta, quando è mangio molto così, quindi... Non è che proprio faccia testo. Però li adoro perché sono confortevolissimi sulle labbra. Cioè, proprio morbidi, ma rimangono comunque secchi. Cioè, fantastici. E, non mi seccano le labbra. Non l'ho provati tantissimo, però in questi giorni li sto portando sia questo che Fire Kiss. E niente, non male, non male. Anche se non ho la base, quindi un rossetto senza base un po'... Ah, però vabbè. Un ciccione ingordo. Tutto per lui. Tutto per me. Oh, ragazzi, allora, siamo tornate... Tornati da cena. Io sono stanchissima. Oh, non so, veramente cotta, ragazzi. E... Niente, siamo tornati a cena, si è mangiato il sushi, appunto. Oddio, posso svenire così, però. E, vedete più divano che me. E niente, si è mangiato il sushi, appunto. Una seratina easy, tranquilla, perché ne avevamo bisogno. Diciamo, ultimamente, negli ultimi giorni sono successe diverse cose che dovevamo risolvere, poi anch'io. Sono abbastanza presa con tante cose nell'ultimo periodo, appunto, tra il trasloco, tra il tirocinio, tra gestisci 3 case, perché questa di Simo, tra i miei e quella di Terni, capisci un attimo che fa, che non fa, come gestire le cose, le utenze, internet, appunto, poi tutte queste cose che ho spiegato oggi. Diciamo che di cose da facce no, quindi era un po' che mangiavamo di corsa a casa e perché eravamo stanchi e tutto, quindi... Stasera finalmente siamo usciti un attimo a cena e niente, io sono cotta, certo. Mi fa male anche il braccio, aspettate, a tenermi mi fa un attimo male il braccio e niente, siamo usciti un pochino a cena, si è mangiato il sushi, siamo stati bene. Però siamo proprio cotti. Niente, siamo andati a fare benzina, così per domani c'è la macchina pronta. E io sono venuta un attimo a casa, ho fatto rientrare la gatta,
La cicciona che è finita sotto al letto perché lei dorme nella scatola di sotto al letto, cioè quelle scatole IKEA con la zip, no? Che ci tengo alcuni panni che uso meno, le cose, no? E quindi l'ho messa sotto al letto e lei dorme sotto al letto sopra quella scatola. Quindi lei lì. Comunque, questo è il rossetto di Clio. Considerando che avevo messo uno strato abbastanza leggero, comunque. Però devo dire che non ha retto malissimissimissimo, nel senso che io comunque mi sono pulita la bocca diverse volte, ho mangiato il temaki a morsi, grandissima l'api, quindi alla fine male 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 non ha retto, devo essere sincera. Poi chiaramente ora perché magari ho mangiato sushi, poi mangio una cucina un pochino più tipica, strapiena di olio. Lì, insomma, mi ci vorrebbe tipo lo stucco perché regga, però comunque non mi piacciono questi rossetti. Mi piacciono, poi soprattutto perché mi lasciano le labbra morbide, non me le seccano per niente, che per me è fondamentale, perché come vi ho detto oggi, io d'inverno ho le labbra stra secchissime. Questi capelli non riesco a vedermeli in nessuna maniera, con questo tempo sono crespissimi, guardate che lavoro, che schifo. Non c'è verso, non riesco proprio a vedermeli, cioè non riesco a vedermeli bene in nessuna maniera. E comunque niente, questa è stata un po' la mia giornata, un po' tutte le mie giornate saranno così, perché domani tra l'altro vado a Terni a fare il trasloco, che forse domani è l'ultima volta che ho finito, però cioè veramente, aiuto proprio, aiuto. E quindi niente, io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei video e noi ci vediamo al prossimo video.